Oh shit, ci risiamo, signori, ci risiamo! Salutate la capolista! Mi ci vogliono sporchiare il periodo scorso con Alex, no, post partita del Milan, vinciamo 2-0 contro la Lazio, non ci speravo, non mi aspettavo un risultato del genere, ovviamente ci speravo, ma non me lo immaginavo, pensavo in un pareggio per 1-1, e invece la portiamo a casa, giocando una partita in tranquillità, dominando la partita. Non me l'aspettavo, faccio i miei complimenti ai ragazzi. Chapeau, perché abbiamo giocato un primo tempo per la vibrazione, perfetto. Quelli della Lazio non ci hanno capito niente, c'erano Luis Alberto e Milinkovic-Savic che erano lì dispersi nel nulla, doveva impostare Luis Felipe. Cioè, ogni volta che Luis Alberto o Milinkovic-Savic toccavano un pallone, c'erano 5 uomini nostri che recuperavano il pallone. Assurdo, che si seguiva Milinkovic pure al cesso. Appena Milinkovic è in 3, non poteva più passare il pallone, recuperavamo palla. Luis Alberto, stessa cosa. Un pressing asfissiante a dir poco, veramente. Ovviamente soffrivamo la mancanza di una punta vera e propria. Sembra di essere tornati all'anno scorso. Io pensavo, abbiamo Giroud, abbiamo anche Pellegri. Oh, basta, non soffriremo più con giocare, non saremo più costretti a giocare con Rebic, Leao, Castiego, falso 9. E invece, no, Rebic, falso 9, è poraccio. Quello che fa, lo fa, si impegna, fa tutto, ma non è una punta. Noi alcune volte crossavamo, che deve fare Rebic che è alto la metà di Giroud? Che deve fare, poraccio, che deve fare? Ciao, saluto il pallone, lo lascio andare via, che deve fare? Abbiamo costruito, abbiamo recuperato tanti palloni, abbiamo creato tante occasioni, ma niente di particolare. Quando un po' la Lazio sembrava un minimo star uscendo fuori, ha avuto due occasioni un po' più rilevanti, e noi, pam, ripartenza, Leao, Rebic, pam, gol, Rebic, asse, Rebic, Leao, e Leao segna. Mamma mia, Leao in panchina, vabbè, ovvio, in un altro Rebic in panchina con gli assist, va benissimo così, 1-0, va bene, 43esimo mi pare che fosse, ma Kiffi, alla sua prima esperienza in un big match, mi pare, se non ricordo male, partita un po', nel primo tempo l'ha gestita un po' male, perché ci ha impiegato un bel po', mi pare, al 35esimo ammonito, e ci ha aspettato molto per ammonire, perché secondo me la partita si era messa su animi molto accesi e doveva ammonire secondo me un po' prima per far abbassare gli animi, perché sia Milinkovic, anche noi, Teo che spinge Pedro che spinge Teo a sua volta, là per esempio un'altra munizione ci stava, noi ci ha lasciato proseguire, ha detto ragazzi calmatevi, e ha provato con la diplomazia ma non è riuscito a far calare gli animi, e poi a un certo punto ha ammonito Milinkovic, se non ricordo male, per gioco pericoloso su Tonali, mi pare. Tonali. Ottima partita di Tonali. Sandro, bravo, continua così, 3 partite in netta ripresa, cioè sempre in crescendo per Sandrino Tonali. Complimenti, sono contento. Spero che possa diventare un perno di questa squadra. Si è decurtato lo stipendio, ho fatto di tutto per tornare, godo, veramente felice per lui. Poi appunto dicevo al 45esimo Kiffi da 3 minuti di recupero, e al 48esimo rigore per il Milan, e il rigorino per il Milan, signori, siamo tornati, 2 rigori in 3 partite, siamo proprio noi, quest'anno si batte il record, viene battuto, altro che record di Higuaín, questo di nuovo battuto, quant'erano, 18 re, 18? Si batte, poi però che sì, che lui vuole il rinnovo, 8 milioni, la curva fa bene, non lo fischia, e lui se sbaglia il rigore, non può sbagliare, lo può sbagliare chiunque, ovvio, eh? Però, voglio 8 milioni, segna sto rigore, lo devi segnare, volevo, a parte gli scherzi che sì, non ci ho fatto un video perché non... Vuoi firmare, non rompere? Che cazzo devi fare a PSG? Che devi fare?
che già sono in 50 lì, quando giochi, la vedi di Donnarumma che gioca contro il Clermont, una squadra che da noi giocherebbe in Serie C. Scherzo, secondo il primo tempo che finisce 1-0, questo rigore è sbagliato, qua cioè lo pagheremo. Attivo appunto il rigore, sbagliato da sempre da Xi contro la Juve. Finimmo il primo tempo 1-0 e ho detto, vabbè, qua lo paghiamo. Invece no, i ragazzi sono con la testa sopra le spalle, veramente, come si dice dalle mie parti, non so se si dice anche in tutta Italia questo proverbio. Comunque, secondo tempo che inizia con ritmi molto più normali, perché il primo tempo l'hanno giocato a ritmi senza senso, proprio fuori di testa, a quel ritmo 90 minuti non ce la facciamo neanche con tre bombole di ossigeno, e appunto dicevo ritmi più bassi, abbiamo gestito un po' la partita, al 60esimo abbiamo fatto tre cambi, Salemakers per Florenzi, chi è uscito? Bakayoko per Kessi, è entrato, ha spaccato ed è uscito praticamente, è entrato Ibra per Leao, standing ovation per Ibra, tornato, bravo, meno male, ci serve una punta, vediamo ad Anfield, servirà nettamente, Ibra sarà un perno fondamentale, abbiamo notato, manco il tempo di camminare, di baciare l'erba di San Siro, di rivedere, di incontrare l'erba di San Siro, che Rebic gli regala un cioccolatino sui piedi di Ibra, che deve solamente insaccare in porta, proprio 2-0, e lì è andata la partita, perché la Lazio non ne aveva, la Lazio non ha provato sporadicamente, ma non è la Lazio che abbiamo visto nelle prime due partite, dove creava gioco, non si faceva intimorire anche andando sotto di una rete, la Lazio un po' asciva, ho detto vabbè, sta partita la possiamo anche perdere, e questo non è buono. Comunque, ora siamo primi, anche davanti al Napoli, siamo due squadre a punteggio pieno, noi e il Napoli, però abbiamo segnato più gol, mi pare, noi. Vabbè, siamo primi a pari merito, contro il Napoli, 9 punti, 2 rispetto all'Inter. Saluta della capolista! Il sorpasso! Ricominciamo. Tanto durerà poco, perché ora abbiamo Anfield sconfitta. E poi arriviamo, poi c'è la Juve, su tre partite ha fatto un pareggio e due sconfitte. Te pare che arriviamo noi? Ah, Juve! Ci pensiamo noi, vinci via. Tieni, 3 punti, prima o poi li devi prendere. Ci pensiamo noi, siamo di buon cuore. Penso giochiamo allo Juventus Stadium, sicuro, perché abbiamo giocato due partite in casa, quindi sì, di fila, quindi sì, giocheremo allo Juventus Stadium. Perfetto! Perfetto! Abbiamo vinto una volta allo Juventus Stadium, non ci abbiamo mai vinto, ti pare che vinciamo due volte di fila? Ciao cuore! No, posso mettere già la sconfitta sul... già la scrivo, con ghiaccio la metteremo. Già persa. Complimenti ai ragazzi! Per la sconfitta dobbiamo fare complimenti ai ragazzi per la vittoria, direbbe Allegri. Rientrano tutti i giocatori, cioè rientrerà Chiesa, no, Dybala con noi vede il rosso, veramente manco fosse. Comunque testa d'Anfield, pareggino per il meme, magari. Comunque, like, bello. Like, commenti, iscrivetevi alla campanella per poter vedere il nostro video. Andate a vedere i video di oggi sulla Formula 1, è successo di tutto, e dell'europeo di ciclismo. Secondo voi cosa ha potuto mai fare l'Italia in un europeo nel 2021, e soprattutto nel ciclismo, dove venivamo da 3 europei vinti di fila? Cosa avrà fatto l'Italia? Scopritelo, ve lo lascio immaginare. Comunque, ve l'ho detto, a domani, dopodomani, ciao.